con le sue luci brillanti e il maestoso palazzo del Louvre che abbraccia la celebre piramide del museo, è una delle prime dettagliate immagini spedite sulla Terra dal nuovo satellite della costellazione italiana Cosmos SkyMed, al debutto con la seconda generazione di occhi radar dedicati all'osservazione del nostro pianeta. E ancora, l'immagine dell'aeroporto di Genova affacciato sul mare, ripreso in ogni dettaglio durante la notte, mostra la capacità straordinaria di guardare ogni angolo del nostro pianeta, sia con la luce che con il buio e in ogni condizione meteo. Caratteristica che fa di Cosmos SkyMed la punta di diamante dell'osservazione della Terra, il settore più rilevante per investimenti e attività spaziali. La costellazione, realizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana con il Ministero della Difesa, costruita dal gruppo Leonardo con Thales Alenia Space e Telespazio, ha iniziato il suo viaggio nel 2007. Da allora sono stati messi in orbita 5 satelliti. L'ultimo, partito nel 2019 e operativo da poche settimane dopo un accurato rodaggio, appartiene alla nuova generazione. Ne abbiamo parlato con Francesco Longo, a capo dell'unità osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Italiana. Questo è il primo satellite della seconda generazione, quindi il primo dei quattro che affiancherà e piano piano si sostituirà alla prima generazione. Il primo elemento importantissimo è la continuità, cioè il fatto che assicura al sistema di prima generazione, che funziona dal 2007 e che quindi è in orbita da diversi anni, la continuità del servizio. Un servizio che è fondamentale per il nostro paese in quanto ha permesso in situazioni di crisi e di emergenza di dare un contributo importantissimo per il dispiegamento dei soccorsi, ma anche la conoscenza del danno subito dal territorio. Dal punto di vista ci sono dei vantaggi, una capacità migliorata per quanto riguarda le performance, ad esempio per quanto riguarda la risoluzione con cui riesce a osservare, la risoluzione minima, quindi il dettaglio più preciso e il dettaglio più importante con cui riesce a vedere il nostro territorio. Poi ci sono altre funzionalità che riguardano ad esempio la capacità di vedere in differenti polarizzazioni, quindi non solamente in due polarizzazioni, quindi nella stessa immagine vista colpendo il bersaglio attraverso una tipologia di radiazione elettromagnetica, ma mandandone due contemporaneamente e riuscendo a averne quattro. Fondamentalmente si riesce ad avere di una stessa immagine quattro differenti interpretazioni, quattro diverse immagini. I dati sono sia per uso civile che militare. Quelli civili sono destinati alle istituzioni, ma anche ai privati, per cui il punto di riferimento è IGEOS, società di Asia e Telespazio, che distribuisce il servizio in tutto il mondo. Un utente tipico che acquista i dati di Cosmos SkyMed è chi è interessato alla conoscenza del territorio, ad esempio per l'agricoltura di precisione o per l'urbanizzazione. Cosmos SkyMed è invece la guida da consultare in caso di emergenza per le istituzioni. Stiamo notando un peggioramento delle condizioni di precipitazione che coinvolgono il nostro paese. È proprio questi tipi di situazioni critiche, in situazioni come questa, viene allertato il nostro sistema che subito è pronto a monitorare l'area oggetta di un fenomeno, in questo caso di cui stiamo parlando, di una elevate precipitazioni, per poter comprendere immediatamente alle eventuali macchine dei soccorsi il danneggiamento avuto dal territorio. In maniera invece molto più regolare, l'ASI da anni ha attivato il progetto Map Italy, che prevede la mappatura periodica interferometrica e completa di tutto il territorio italiano, proprio per mantenere sotto controllo le complessità presenti nel nostro paese, ad esempio la situazione degli edifici, gli edifici pubblici, ad esempio quelli che possono essere ad esempio scuole, quindi per poter andare a ricavare eventualmente, oppure movimenti legati a frane, proprio per andare a capire lo stato di situazioni sia per quanto riguarda gli edifici che per quanto anche riguarda il territorio, che devono essere considerati di particolare attenzione per i danneggiamenti che potrebbe provocare e quindi la criticità che potrebbero rappresentare. Quindi questo Map Italy è un ausilio importantissimo proprio per quello che è il monitoraggio del nostro territorio a disposizione della protezione civile. La partenza del secondo satellite della nuova generazione di Cosmos SkyMed è attesa per fine anno, sempre a bordo del lanciatore italiano Vega. I flight model del terzo e quarto satellite arriveranno nel 2024 e 2025.